Le migliori 4 app che possiamo avere sul nostro smartphone. Parte 1. Andiamola a vedere. Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e lasciare tanti bei mi piace. Mi raccomando, accendete la campanella che si trova qui sotto. Cliccate sulla campanellina. Allora, come prima app per divertirvi, io voglio consigliarvi questa applicazione. Si chiama Gravity Launcher. Trovate sempre il link in descrizione. Se noi andiamo ad aprirla, ci porterà su queste impostazioni dove noi qua sotto inseriremo Set Home App, quindi clicchiamo e diamo l'ok. Lui ci porterà su una selezione del nostro launcher predefinito, quindi andiamo a cliccare su Gravity Launcher, chiudiamo tutto e ci troveremo questa schermata, sarà il vostro semplice smartphone, ma andiamo a cliccare qua ed ecco cosa succede. Praticamente tutte le nostre applicazioni presenti sul nostro smartphone non hanno più una gravità. Noi ci possiamo spostare praticamente tutte le nostre applicazioni e volendo le possiamo anche andare a cliccare se la troviamo, chiaramente. Se, per esempio, andiamo a cliccare su, per esempio adesso noi vogliamo cliccare sul nostro Telegram, quindi lo troviamo qua e possiamo cliccare e chiaramente ci porterà su Telegram. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Telegram, GoPippo, Amazon Shop. Troverete tanti link dove potrete comprare tanti prodotti a un prezzo conveniente, quindi mi raccomando, seguitemi. Per impostare il vostro smartphone, come prima basta andare qua sopra nella lente di ingrandimento, cercate Gravity Launcher, vi apparirà solo l'iconcina, quindi la clicchiamo qui, Set Home App, e tornate nel vostro launcher e quindi tutto tornerà come prima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, molto importante. Un'altra applicazione che vi segnalo è Click Drop. Questa applicazione è davvero davvero fantastica. Vi faccio vedere cosa può letteralmente fare. Lui praticamente vi aprirà la vostra fotocamera e da qui potrete catturare qualsiasi vostra immagine e renderla digitale. Facciamo un esempio. Prendiamo il nostro pupazzetto di Pepi, che sarebbe il mio gatto. Lo posizioniamo qui, se sta in piedi non lo so. Possiamo aprire la nostra applicazione e fare questo. Semplicemente qua sotto fare clip. Quindi noi impostiamo bene il tutto, vediamo cosa vogliamo fare. Facciamo clip, lui esaminerà l'immagine e semplicemente ve la esporterà in maniera digitale. E voi potrete metterla in qualsiasi posto voi vogliate, creare dei figurini e poterle inserire. Molto molto semplice. Ma proviamo con un'altra cosa. Proviamo con il nostro bongo africano. Quindi prendiamo la nostra applicazione, selezioniamo cosa vogliamo e facciamo clip. Lui esaminerà l'immagine e clac! Abbiamo il nostro bongo africano direttamente scannerizzato, digitalizzato e possiamo inserirlo dove vogliamo. Come terza applicazione vi voglio segnalare LastPass. Questa è un'applicazione molto utile per chi vuole salvare le proprie password senza doverle sempre scrivere nei propri foglietti e magari perdere le proprie password. Semplicemente voi dovete farvi un account e accedere. Quindi, avendo creato la nostra password principale, noi otterremo tutte le password di cui avremo bisogno. Quindi possiamo anche selezionare l'impronta digitale. Una volta creato l'account possiamo riempire in automatico con LastPass. Ciò significa che tutte le nostre password salvate nel nostro Google verranno inserite qua dentro e noi non dovremo più preoccuparci di doverle reinserire. Quindi qui potrete salvare tutte le vostre password. Io l'ho già fatto, quindi andiamo a sbloccare. Lui entrerà e qui vi presenterà tutte le vostre password. Quindi un'app molto utile per chi non si ricorda mai le proprie password o se le deve scrivere in un foglietto che probabilmente perderà. Come quarta applicazione io vi segnalo Zedge. Zedge è un'applicazione ottima per poter impostare le proprie suonerie nel vostro smartphone, quindi anche notifiche per mail, sfondi e molto altro. Semplicemente basta andare nelle stanghette qui sopra e qui potrete scegliere tra sfondi, video sfondi, suonerie o suonerie di notifiche. Quindi in questo caso possiamo andare a vedere suonerie delle notifiche, ricercare una suoneria tipo, a me piacciono molto le notifiche a bolla, quindi ho ricercato Bubbles, ho scritto Bubbles e qui troverete sia sfondi che suonerie che notifiche. A questo punto clicco su notifiche e vi si presentano
tante 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 notifiche che potete scaricare. Noi le andiamo a sentire, quindi clicchiamo. Questa direi proprio di no. Ok, questa potrebbe andare. Clicco sopra. Qua sotto in basso posso andare a scaricare e posso andare a settare la notifica, cioè set notification. Quindi clicchiamo set notification e lui l'andrà a impostare nel vostro smartphone. E questo funziona con tutte le suonerie presenti, quindi possiamo andare su ringtones, che sarebbe suonerie. Andiamo a sentire. Direi proprio di no. Ecco, diciamo, se vi potrebbe piacere una cosa del genere, allora potrete impostarla. Quindi semplicemente andiamo a cliccarci sopra, come abbiamo detto prima, clicchiamo qua nel tasto bianco e possiamo fare set ringtone. Quindi questa applicazione è molto utile per impostare una vostra suoneria personalizzata. Cosa ne dite? Potrebbero piacervi queste applicazioni? In un prossimo video vi mostrerò altre applicazioni che potete utilizzare nella vita di ogni giorno, che vi semplificheranno la vostra vita con il vostro amico smartphone. Quindi io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare tanti bei mi piace. Mi raccomando, accendete la campanella che si trova qui sotto. Vicino a iscriviti c'è la campanellina, cliccate sulla campanellina. Mi raccomando, molto importante per vedere la notifica che è uscito un mio video. E se volete potrete iscrivervi al mio canale Telegram, dove qui troverete tanti link di prodotti Amazon molto utili che potrete utilizzare. Quindi mi raccomando, unitevi. Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!